Ed eccoci qui, Madeira Run Fest 2022, sono con il mio amico Americo Pereira che avevate già visto durante il Festival di Parigi, ma adesso ci facciamo una chiacchierata dopo la sigla. Eccoci qua. Relax totale dopo la masterclass Rum e Sigari di Madeira con Americo. Americo è un'entità sull'isola, è innanzitutto un cavista, ha un negozio meraviglioso, si chiama Enomania, vicino allo stadio di football. Sì, yes? Sì. Ok. Come è andato? Come sta andando questo festival? Non come è andato, siamo nel vivo del festival. Sì, questo anno è bellissimo. Molta gente, questo luogo è un luogo che molta gente passa e dopo anche non volo o non conosce o non sa che questo è il momento del rum, quello dobbiamo vedere, assaggiare, conoscere, dopo parlare con le famiglie. E questo anno stava molto bene, molta gente e molta animazione. Quindi finalmente dopo la pandemia siamo tornati live in questa bellissima location, siamo nella parallela lungomare di Funchal. C'è molta gente, molto interesse, e secondo te anche sull'isola sta cambiando il pensiero di come bere il rum, della qualità del rum di Madeira? Sì, veramente, perché la gente faceva il poncha, la bevida tradizionale, dopo non era un'abitudine di bere il rum invecchiato e come digestivo, o normalmente demanda un aguardente vinica del Portogallo o un whisky. Ma al momento, quando diciamo aguardiente vinica, come dire il nostro brand in Italia, sì, quindi il distillato di vino. Sì, 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 veramente. E dopo, al momento, il ristorante che non c'è in stock è un buon rum, non sta lavorando bene. Dopo, io devo comprare. Io ho fatto già molte volte sopra il ristorante con tutto l'equipo di lavoro, saggio, fare conoscere per sapere che cosa parlare con il cliente, perché c'è la gente di Madeira che va alla cena o alla colazione e dopo c'è molti turisti. In l'ultimo 5 anni era un grande boom, sì, perché anche le bottiglie, la qualità del rum ha fatto un grande miglioramento, cioè la qualità, l'immagine delle bottiglie ha fatto tutto cambiare e quello è meglio per tutti. Ma soprattutto quando c'è stato anche il cambio a livello di dicitura, comunque sia, passando da quello che era semplicemente aguardiente, sì, a chiamarlo rum e a riconoscerlo come rum agricolo. Sì, sì. Quindi un marchio che in Europa, soprattutto anche per il mercato francese, è già importante, è già affermato. Sì, sì, è perché la gente dicono l'aguardiente, ma perché si chiama rum? Lei molte volte fa un saggio, ma non dico che si fa assaggiare e dopo le piace, sì, è bellissimo, e questo è un aguardiente vinica, no, è di canna da zucchero, è rum, oh, ma questo è magnifico, e dopo la gente per fare un regalo, un regalino, un'offerta, già non domanda per whisky, io voglio un rum di Madeira, ieri telefono, Americo, il signore vuole una bottiglia di rum 6 anni, quello dove raccomandare della cantina, e c'è quando sei alla strada c'è tagrafar. No, sta bene, quella è la presidente dell'Istituto di Vino e Bordato di Madeira che ha fatto regolare il rum di Madeira. E tutte che è il bello della diretta, è il bello della diretta.
Però è bellissimo perché sta arrivando da bere, quindi va benissimo, sì, sì, va. Sì. Il bello della diretta. L'ambiente sta bene. Obrigado. Anzi, beviamo alla vostra salute. Grazie. Un bel mojito con rum agricolo di Madeira. Americo, per chiudere, dove pensi che possa arrivare il rum di Madeira nei prossimi anni? Io penso che è il momento le produttore più grande come William Hinton e Genio do Norte fa un bello lavoro per internazionalizzare il prodotto, e dopo abbiamo già alcun stock per il futuro invecchiamento, perché il nostro rum bianco è bellissimo, ma la gente vuole soprattutto invecchiato, 3 anni, 5 anni, 6 anni, e il rum che c'è di piccola produzione, ma c'è molta gente che domanda, come io dico, è un rum de boutique, è una produzione molto piccola, e così rapidamente è finito. Quindi la sensazione anche che sta sempre di più diventando un rum premium c'è. Sì, sì, sì. E anche fa un po' conoscere la migliore forma di invecchiare il rovere, è bello per il sapore finale, perché normalmente la gente faceva un rovere di vino rosso, ci mette un rum bianco, ma dopo c'è molti problemi. Al momento la gente già capisce un po' questo, i produttori più grandi, dove comprare il botte nuovo e fare preparare per avere di qualità più alta. E c'è una grande opportunità, perché c'è un'Angela che fa un vino liquoroso molto famoso, molto famoso, e che si può anche invecchiare il rovere di legno che era di vino di Madeira. E questo è un grande boom. È un'unicità. Sì, quindi è vero. Si può creare anche nell'invecchiamento, partendo dalla base di un rum bianco di qualità, invecchiando con botti di qualità e anche uniche, perché utilizzando quindi ex Madeira Wine Cask. È vero, sì. Perché io mi ricordo 30 anni fa, la gente del whisky voleva avere rovere di legno di Madeira con il sapore di vino di Madeira per fare il whisky. Special finish. Sì, ma era molto difficile. Memo anche quando ci fa per un buon Madeira, ci dove lavorare il botte per 10-15 anni per avere non più sapore di legno. E per il Madeira, il di primo anno, non ci può avere. È un vino che non è buono. E dopo la gente faceva Tinta Negra, che c'è la più grande produzione, 80-90% di Madeira è Tinta Negra, faceva preparare 1 anno, 2 anni, 3 anni per andare per whisky, e questo vino non si può utilizzare. Ma al momento c'è come il Genio do Norte, William Hinton, Reisinho, per esempio, un più piccolo, che fa un negozio della compagnia di vino per avere dei botte di buona qualità di vino Madeira, perché quando viene al rum non ci può andare al vino, c'è rum finito. Dopo anche è bisogno di questo rovere di botte per il Madeira, c'è difficile, perché come io dico, 10 anni per un botte essere buono per invecchiare in Madeira. Beh, meno di 10 anni non è buono. C'è molti anni da aspettare. E così per il futuro già c'è un gran stock dell'anno scorso, 2020, 21, anche 19, in invecchiamento. Per il prossimo 5 anni, 10 anni, sarà meglio di trovare già prodotti molto molto belli.
Perfetto, direi che con America abbiamo fatto un riassunto perfetto di quello che sta succedendo e di quello che potrà succedere su questa meravigliosa isola. Quindi non mi resta che di invitarvi nuovamente per l'anno prossimo, per il prossimo Room Fest di Madeira e soprattutto con il prossimo Room Travel organizzato dalle Vie de Rhum, dove verremo anche a Madeira a visitare le distillerie e conoscerete di persona anche Americo. Americo, obrigado, grazie per Marco. Il tuo tempo. Molto alla bene. Prossima, lungo le Vie de Rhum. Grazie.